tutto su centrocampo e difesa. Perché dopo gli spiragli delle scorse ore, la pista Salvatore Aloi adesso sembra essere quella più calda per il Pescara, che conta di avere il centrocampista dell'Avellino già in settimana. Anche il direttore sportivo biancazzurro Daniele Dell'Icari a Sport Channel ha confermato che la trattativa può essere entrata sul binario giusto. Secondo me oggi è l'ultimo giorno utile, penso, perché da quello che mi dice anche il direttore dell'Avellino De Vito, potremmo risolverla oggi. Senta, i termini sono sempre quelli che sono emersi l'altra prestito volta? Prestito con riscatto. In difesa, anche qui siamo un passo dalla conclusione dell'affare che dovrebbe portare in Abruzzo il difensore sloveno della Ternana, Mattia Boben. La formula dovrebbe essere quella del prestito. Boben, dunque, lascerebbe la Ternana dopo due stagioni di fila disputate con 29 presenze nella prima stagione in Serie C e 25 nella sua seconda stagione in Serie B. A quel punto, con Ghione e Kraja, che sono virtualmente già giocatori biancazzurri, ci sarebbe lo spazio e il tempo per concentrarsi su trequartista e attaccante. Ma solo dopo aver completato dei reparti, specie quello mediano, che necessitavano di un restyling e dell'inserimento anche quantitativo di elementi adatti alle esigenze del tecnico Alberto Colombo. Davanti, con la Ternana, potrebbe essere imbastito anche un discorso per Alexis Ferrante, anche considerando il rinnovo col Como di Alessandro Gabrielloni. L'attaccante comasco ha annunciato l'allungamento del contratto per tre stagioni ancora, sino al 2025. Si era parlato nelle scorse settimane anche di una sua possibile partenza, magari in prestito e magari proprio a Pescara. Un'ipotesi che questo gesto sembra allontanare e che in ogni caso conferma chiaramente il rapporto di fiducia del club comasco verso uno dei suoi giocatori più amati e rappresentativi, protagonista della doppia promozione dalla Serie D alla Serie B.